Buon salve miei cari pixelini e benvenuti in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ancora un giorno e 10 ore per questo evento che non fa funzionare bene le mod e per il quale io non sto lavorando affatto senza fare nulla. Ma ragazzi, oggi dobbiamo andare a vedere il capitolo conclusivo, cioè la parte conclusiva del capitolo di Bill. Bisogna organizzare questa festa sorpresa per Bill. Ragazzi, Bill sa già tutto. Bill ci ha sentito parlare a me e a Charlie, maledetto lui con i suoi orecchi sopraffini, e quindi sapeva per tutto questo tempo che noi gli avevamo organizzato una festa sorpresa. E ha fatto in modo che, insomma, noi facessimo casini e perdessimo del tempo con lui per darci comunque la possibilità di. Cioè, voleva crearci del casino, voleva farci dar noia, voleva fare in modo che noi ci prendessimo la briga di fare tutto, maledetto Bill. Ma adesso entriamo ai tre manici di scopa, perché bisogna sorprendere Bill. Nell'ultima puntata, ragazzi, siamo arrivati e abbiamo fatto un duello con Bill, che abbiamo ovviamente vinto, dopo la volta prima che non abbiamo vinto. Ragazzi, andate a vedere il video del capitolo scorso, cioè dell'ultima parte, perché quanta gente ci vuole parlare, perché è stato divertente, insomma. Ma soprattutto, ragazzi, dobbiamo dare l'addio a Bill. Dai, la cosa importante è dare l'addio a Bill. Vediamo un po' chi c'è. Allora, vedo la mamma, il papà, Charlie, Percy. Non c'è la figlia, la piccolina. Uff, ragazzi, io volevo una cosa, volevo Ginny. E non c'è Ginny. Sorpresa! Sorpresa! Porca di nata. Sorpresa! Sorpresa! Sì, magari però sviluppatori potreste tipo mettere qualcosa di nuovo, capito? Sorpresa! C'è Capenny, è sua sorella. Per me? Che sorpresa! Non sono così sorpreso da. Anzi, non sono mai stato così sorpreso. Sì, dai, poteva starci come. Oh no! L'avevi capito, Bill? Ecco. Bene, ma non benissimo! Cosa? No, guarda quanto sono sorpreso! Lo sono davvero, non si vede? Ragazzi, oggi è l'ultimo giorno, l'ultimo video in cui sentirete la voce di Bill. La bellissima voce di Bill. Mi mancherà un sacco. Spero che il tuo talento da spezza incantesimi sia migliore da quello da attore, ragazzo mio. Vabbè, ci ho provato. Grazie di essere venuti, sono felicissimo. Non riesco a credere che il mio piccolo Bill stia per diplomarsi. Sono così fiera di te. Piccolo Bill? È più alto di tutti noi, mamma. Ed è un piacere rivederti, caro. Altrettanto, signora Weasley e signor Weasley, devo togliere quel maglione osceno. E Charlie, bravissimo, sei riuscito a radunare tutti in un batter d'occhio. Non tutti, manca Ginny. Che soprattutto l'hanno lasciata a casa da sola? Quando i nostri amici hanno sentito che c'era una festa in onore di Bill, è stato facile. E per quanto riguarda i Weasley, beh, erano tutti qui. No, manca Ginny. Ma i gemelli hanno deciso di andare da Zonko. E Ginny? E allora, ah ecco, e allora Ron e Ginny hanno voluto seguirli, ovviamente. Quindi preferiscono Zonko che il loro fratello, interessante. La zia Mariel è andata con loro, Fred e George in un negozio di scherzi. Santa donna. Che ne dite di trovare un tavolo? Bill, vai a parlare con i tuoi amici, sono qui per salutarti. Grazie, mamma e papà. Oh, ci sarà un sacco di energia, ragazzi, un sacco di energia per noi. Non so come ringraziarti per tutto questo. Era un po' che mi sentivo giù. Eh sì, soprattutto perché io preferivo Charlie a te, quindi.
È normale, avete passato momenti bruttissimi. Un drago assassino, un insegnante crudele. Non rimuginarci sopra. Siamo qui per festeggiare i tuoi momenti più belli a Hogwarts. E la tua famiglia è qui. Che culo. Ma tuo fratello. Mamma Maron. Ora non è il momento. Ragazzi, ora lui mi ha chiesto, ma mio fratello, perché nell'ultimo video avevo scelto di... Sono qui in libreria per mio fratello e non per te. Ma nel caso voi aveste scelto diversamente, cosa sarebbe successo? Anche avrebbe detto lo stesso ma tuo fratello? O comunque il dialogo della scorsa parte alla fine comunque sarebbe andato a finire su mio fratello? Fatemelo sapere perché sono molto curioso di queste cose. In realtà siete in pochi quelli che mi rispondono, però quando mi rispondete quelle cose lì mi fate una marea felice, veramente. Promettimi solo che la Rakepig non la passerà liscia. Ovvio che no, e ora ci andrà mio fratello, la squarterà in 8 parti, la porterà da me, che la squarterò in altre tante 8 parti e via così. Su quello siamo tutti d'accordo. Non possiamo permetterle di arrivare all'ultima sala maledetta prima di noi. Chissà cosa contiene e quanto è potente. In mano alla Rakepig sarebbe troppo pericoloso. Sono d'accordo. Ora che hai la mia parola, pensi di poterti rilassare un po' e goderti la festa? Sì. Voglio passare questi momenti insieme a tutti voi, un'ultima volta. Non buttarla così sul tragico, Bill. Sai che tornerai presto a Hogsmeade. Sì. È vero, hai ragione. Forza, festeggiamo con i nostri amici. E questo mi richiederà un sacco di energia, ne sono convintissimo. Mi richiede addirittura 8 ore di energia. Maledetti, la signora Weasley è impazzita e c'è anche Merdula. Ciao Merdula! Merdula è una di noi! Sono qui soltanto perché non avevo niente di meglio da fare. Bill è davvero... si è fatto davvero degli amici interessanti a Hogwarts. La prossima burro birra per Bill? La offre la casa. Sì, potevi offrirla a tutti però. Ho deciso di venire a salutare Bill con falce dolce. Ehi! Ma c'è Ron laggiù in fondo qui. Non c'è Ron, no. Ragazzi, quello è la faccia di... Ah, forse, ragazzi, mi sa che quello era Ben. Ho letto Ron, ma era Ben, mi sa. Era un punizione, ma penso mi aveva lasciato venire lo stesso. Ho sbagliato la voce. Ho sentito che hai visto cose molto scure nella sala maledetta. Quanta gente c'è? Quest'anno sono stata costretta a saltare tutte le feste di Hogwarts. Tranne questa di Bill, la più importante, no? Le creature magiche sono permesse qui, non credo. Cioè, c'è il snaso, però... Ci credi che non mi hanno ancora bocciato in tutte le materie? No, in effetti non ci credo. Chi sentirà di più la mancanza di Bill? Io! Oh, Tulip! Chi è più elegante qui, io o tu? Stai zitto, per favore, Andre. Non lo sopporto proprio, Andre. È bello vedere tutti tornare a sorridere. Sì? Non ho nessun piano per le vacanze estive, per ora. Charlie ha radunato tutti così in fretta. L'anno prossimo avremo 4 figli ad Hogwarts. Era da tempo che non ero così felice. Bill verrà a trovarci molto spesso, ne sono sicuro. Oh, quindi rincontreremo Bill? Ma perché non dovremmo? Salute, Rocky. Questa festa è stata un'idea bellissima. Bill si è fatto davvero... Questo l'abbiamo già letto, ragazzi? Ok, ragazzi, credo che avessero ognuno di questi personaggi soltanto un singolo una singola domanda. Ti fa ad inventare qualche incantesimo insieme a me durante le vacanze estive? Vedremo. Sì. Ok, ora vediamo un po' se questo è veramente... Ah, era Ben, ok, era Ben, ragazzi. Mi ero confuso, era Ben. Ragazzi, direi che per qua è tutto. Io mi sbrigo il più che posso per finire tutto qua. Nel mentre vi ricordo, qua sotto in descrizione vi lascio i link per scaricare la versione moddata di Harry Potter Quest Mystery, per scaricarla su computer
e per andare a darmi delle donazioni. Se volete donare qualcosa per aiutarmi a migliorare il canale, migliorare la qualità dei miei video, eccetera, trovate qua sotto in descrizione il mio sito, dove potete andare a prendere tutte le informazioni, soprattutto quelle gratis. Per esempio, se vi fate Amazon Prime Video tramite il link che trovate nel mio sito, o comunque anche qua sotto in descrizione, o comunque ilpixelmatto.it Amazon Video / Amazon Video, tutto scritto minuscolo attaccato, e mi aiutate un sacco e voi avrete 30 giorni gratuiti di serie TV bellissime. Ma ragazzi, eccoci qua e possiamo continuare la nostra avventura, sempre che il gioco ovviamente carichi. Eccolo qua. Non posso credere che il nostro bambino abbia finito la scuola, Arthur. Mamma, non iniziare già a commuoverti. O come farai a sopravvivere alla cerimonia del diploma? Si abituerà, Bill. Ci aspettiamo altre 6 cerimonie dopo la tua. Ci aspettano. Ah, ragazzi, oddio, quindi ci sarà anche una missione presumo secondaria. Dove sarà la festa, la cerimonia di Bill, presumo. Io spero che gli organizzatori, cioè gli sviluppatori, non si perdano questa cosa. Adesso sono io il fratello maggiore a scuola, e Percy, Fred e George dovranno obbedirmi. Certo. Obbedirti? Scordatelo! Macchina. Beh, sei stato bravissimo a organizzare questa festa per tuo fratello, Charlie. È stata un'idea di Rocky. È stato un lavoro di squadra. I Weasley apprezzano molto il lavoro di squadra, caro. Siamo un gruppo niente male. Abbiamo abbastanza figli da mettere insieme una squadra di Quidditch. È vero. Possiamo? Ci potremmo chiamare Weasley Dragons. Mi sa che sarò troppo preso dallo studio, ma farò il tifo per voi. E io avrò troppo lavoro da fare alla Gringotts per giocare a Quidditch, mi sa. Mentre decidete, io vado a ordinare un altro giro di burro birra. Burro birre. Bene, non ne abbiamo già più voglia. Oh, ma cosa? Cosa? E lei? Chi è? E lei chi è? È un malocchio fatto veramente male, penso. Ma veramente male? È biondo? Mamma mao. Alastor Moody, abbiamo molto di cui parlare. Ma ti riporterò a Hogwarts in tempo per la cerimonia. Ragazzi, mi serve una nuova voce. Come facciamo la voce di Alastor Moody? Mi serve una voce bruta, una voce un po', non lo so, nasale, qualcosa. Ragazzi, voglio qua sotto in commenti, fatemi sapere che voce volete scegliere. La voce che è più commentata, più likeata, più messa e piaciuta da tutti, sarà quella che darò a Alastor Moody. Mi riporterà da dove? Oh oh. Ma ragazzi! Cioè... Ragazzi, cosa? Ok. Vabbè, Rowan rimane qua e non se ne va, poteva andarsene. Sono tutti qui per la cerimonia, ma Rocky è sparito da ore. Ma quale cerimonia? Non c'è più nessuno, è tutta vuota. Cosa sono qui per la cerimonia? Non c'è nessuno. Oh, sono ancora io oppure no? Rocky, finalmente, dove sei stato? Cos'è successo? Sei ancora tu, Rocky? Ho giurato di mantenere il segreto, ma mi hanno detto che tutto sta per cambiare di nuovo. Sarò io oppure sarò... Non è che devo bere la polisucco, vero? Eh? Mamma, mamma, mao! Ragazzi, è una cosa fantastica! Nella prossima puntata faremo lo scambio della scopa, che tecnicamente ci darà una energia in più, e andremo a studiare le chimere. Ma ragazzi, questo colpo di scena finale è stato veramente, veramente mamao. Direi che per oggi è tutto, mi raccomando di lasciare un mi piace per Alastor Moody, fatemi sapere che voce volete che darò ad Alastor Moody, fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate, eccetera. Mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, attivare la campanella e soprattutto condividete questo video con tutti i vostri fantastici amici. Direi che per oggi è tutto. Ah, mi ero dimenticato, devo togliermi questo maglione osceno. L'avevo promesso e quindi me lo tolgo. Torniamo vestiti da Sirius, va? Che è molto, molto meglio, perché veramente... Ah. Ok, siamo tornati noi, per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamao!